Io sono nata quasi 35 anni fa e sono nata un po' in anticipo sui tempi perché insomma sono nata di neanche 7 mesi, però sono nata sana. E dopo qualche giorno dalla nascita ho contratto un'infezione e questo mi ha portato a rimanere in coma per alcuni giorni. E ha causato un danno nel mio cervello, nella parte motoria del cervello, e quindi io mi muovo, cammino e faccio le cose a modo mio. E devo dire però che siccome ci siamo salvate solamente in tre da questa infezione, e siccome appunto l'alternativa non era proprio molto piacevole, io credo che di essere stata abbastanza fortunata, a poter oggi raccontare la mia storia. Quando sono arrivata alle medie ho trovato un professore di educazione fisica che mi ha dato la possibilità di scegliere, e soprattutto mi ha dato l'unico strumento di cui avevo bisogno per iniziare a correre, che era la sua mano. Io non avevo assolutamente equilibrio e quindi per correre avevo bisogno di un sostegno. Lui ha avuto la capacità di mettersi in gioco. In un'epoca, ricordo perché è importante, in cui non era normale, in cui parlare di attività sportiva per disabili era una cosa da visionari. Lui mi iscrisse, come faceva con tutti i miei compagni di classe, alle gare studentesche, e dopo il primo anno mi iscrisse anche. Venne fatta una gara a parte per le persone con disabilità, io essendo l'unica, ho vinto la fase provinciale, la fase regionale e quindi mi dovevano iscrivere poi nel 99 alla fase nazionale. E quando andrò al provveditorato per iscrivermi, si sentì rispondere: ma non si sentirà diversa a gareggiare con i normodotati? Questo era lo spirito che aleggiava nel 99.